Ciao, buonasera cari amici del canale. Il caldo si fa sentire. Oggi è veramente terribile. Dunque, io ho iniziato con una preparazione pre-barba e quest'oggi ho bisogno di una rasatura a fondo, sempre perché non mi rado da venerdì, quindi voglio essere pronto a domattina senza ulteriori sbarbate o rifiniture. Quindi utilizziamo un'altra configurazione da samurai, una spada ben affilata. È il fatip grande e la lametta Feather. E iniziamo subito con l'armatura del nostro rasoio bellissimo. Ecco il montaggio. Il rasoio è armato. È bellissimo il fatip. È splendido. Made in Italy. Dunque, oggi che cosa usiamo come crema? Avrei scelto una crema, un sapone duro, quindi non una crema, ma un sapone, Latoya Jabon. È un sapone stile stick, vi ricordate la colla? Esistono ancora le colle in stick. Il profumo, a mio avviso, è fantastico. Mi ricorda quello del gessetto. Perché sapete, io quando ero piccolo avevo l'abitudine di mangiare il gessetto, quello che si usava per la lavagna. È fantastico. Mi ricorda quel profumo. Allora, il montaggio è chiaramente in viso e come facciamo? Utilizziamo il nostro bellissimo pennello e piano piano preleviamo dallo stick il sapone che andremo a utilizzare in viso. Che profumo, fantastico. Tra l'altro, questo è un sapone che costa una sciocchezza. Se non ricordo male, costa tipo scarsi 2 euro, ma penso 1,50 euro. È fantastico. A me piace tantissimo. Allora, io mi bagno sempre un po' il viso, anche col pre-barba già fatto, preferisco bagnare sempre il viso. Poi comunque, la crema, quella che, il sapone che utilizzate con il rasoio, cioè, se non basta più quello che avete sul pennello, prelevatelo in continuazione dallo stick. Non lesinate, perché dove mettete la crema poi ci deve passare la lametta. Chiaramente il montaggio in ciotola è un'altra cosa, però noi siamo qua anche per provare queste configurazioni così, anche un po' estreme se vogliamo, divertenti, che ci aiutano un po' a capire come funziona il rasoio di sicurezza sulla nostra pelle. Perché se noi utilizziamo sempre uno standard, poi
Dopo ci abituiamo e si abitua anche la pelle. Va bene, è giusto che la pelle si abitui, però provate in continuazione. Che noia sarebbe una rasatura sempre uguale? Abbiamo la fortuna di avere uno sport, tra virgolette, che ci aiuta a divertirci come la rasatura. Con questa tipologia di rasoio sfruttiamola. Cambiate spesso. Bene. Allora, facciamo la prima passata con il nostro bellissimo Fatip grande e vediamo con questa feather. Oddio, come viene via il pelo. È fantastico. Cosa fantascientifica. È fantastico. Io non so se valutare meglio il Mule R41 oppure il Fatip. Non lo so. Mi piace tantissimo. Il Fatip. Ovviamente il silenzio è d'obbligo perché aiuta la concentrazione. È fantastico. La prima passata è addirittura equiparabile a un pelo obliquo fatto con un pettine chiuso.
Bene. Un punto di taglio che a me dovrebbe passare quasi subito come sanguinazione. E chiaramente con il sapone in stick si secca subito, quindi va comunque rinfrescato. Va sempre ripristinato il pennello, l'incrematura. Però quando è montato non è male, eh? È eccezionale, ha un profumo fantastico. Io trovo che queste soluzioni siano ovviamente soluzioni un po' di fortuna, nel senso che sono più da viaggio, più da... Non per casa o per velocità, perché comunque come vedete ci si mette più tempo, quindi... È uno stick più da viaggio. Però io amo provare tutti i prodotti per la rasatura. Poi comunque il profumo è inebriante, mi piace troppo. C'è chi non ama il montaggio in viso perché comunque tende a irritare più la pelle, però le mie abitudini non è che devono essere per forza le vostre. Fate come meglio. Com'è meglio per il vostro viso? Io sto facendo delle prove, chiaramente. Ecco, passerei al pelo obliquo a questo punto. Fatip, grande. Per una rasatura profonda. Poi Beh, incredibile.
veramente un rasoio. Versatile. Non è per tutti i giorni, però quando lo utilizzate dopo 2 o 3 giorni di barba è fantastico. Non lo so veramente se il Mule R41 è più aggressivo del Fatip, con la stessa lametta, la Fede. Non lo so, eh. Io non saprei quale rasoio consigliare, avendoli tutti e due. Non so. Forse Fatip, perché ha delle prestazioni incredibili e un prezzo veramente ridicolo. Il rapporto qualità-prezzo del Fatip è imbattibile, è versatile in una maniera fuori dal comune. Certo, non è un rasoio semplice, non è. Non è un rasoio per chi vuole cominciare a radersi con il rasoio di sicurezza, però questo canale vuole far vedere appunto che è possibile utilizzare qualsiasi configurazione con l'esperienza e la tecnica. Quindi se lo posso fare io, lo potete fare anche voi. Io non sono Superman. Anzi, assolutamente, provengo dal multilama, quindi voglio dire. Bene, passiamo alla terza passata con il nostro amico Fatip grande e la lametta Feather. Contropelo, porta via, non ce n'è, porta via. È una katana. Adesso parlando forse mi sono tagliato la parte del sottomento, ho sentito qua, però vabbè, ho mosso un attimo il collo parlando.
voglio dire, anche quando vi tagliate, con i piccoli tagliettini ci stanno, cioè non è che vi dovete, non spaventatevi, ci stanno, non pensate di essere inesperti perché vi tagliate, cioè i barbieri, se andate dal barbiere vi taglia anche il barbiere, voglio dire. Cioè, ma quante volte andate a tagliarvi i capelli, utilizzano lo sciavetto e vi tagliano dietro alla testa e magari non vi dicono nulla. Provate, provate, provate. Bene, cioè a questo punto veramente basta solo, ma neanche dei ritocchi, ma proprio una minima parte. Trapassate, BBS, ossia viso liscio. Irritazioni zero. Io non ne vedo. Fantastico. Tagli proprio un minimo, appena qua e qui, basta. È incredibile. Bene, sono veramente contento di questa sbarbata, anche perché domattina non dovrò fare nulla, perché sarà una sbarbata che mi durerà fino a martedì. Bene, passiamo al dopo barba. Io volevo utilizzare questo dopo barba anni 80, Agua Brava, che praticamente nessuno ricorderà, però io lo voglio utilizzare ed è fantastico. Versione splash, io ovviamente utilizzo in quantità generose, fantastico, profumazione stupenda. E poi ci mettiamo la nostra splendida lictena contro le irritazioni. Concludiamo il trattamento del viso.
Intanto saluto tutti gli amici del canale Alessandro, Riccardo, Davide e tutti gli altri. Augurandovi una buona serata e tante altre sbarbate anche insieme. Ciao a tutti amici e buona continuazione. Un saluto da Mauro. Ciao!